Ha avuto una gestazione lunga quel film, perché dovevamo girarlo nel 2004-2005, poi per colpa di un attore di cui non farò il nome, il film è saltato, cioè non si è più fatto, perché lunedì quando è partita tutta la preparazione del film, l'attore ha detto di no, che non lo faceva più, mi è arrivata una telefonata della sua agente che disperata, dice guarda, non si può più fare, lui non lo fa. Io pensavo che si potesse fare comunque il film, magari con un altro attore, cosa, ma questo attore era importante, quindi sembrava crollare tutto quanto. Abbiamo aspettato un po', io nel frattempo mi ero molto irritato per questa cosa che era successa, e però qualche anno dopo, io nel frattempo ho fatto un altro film, qualche anno dopo Carlo Brancaleoni di Rai Cinema è tornato all'attacco con quel film, dicendo ma era così bella quella sceneggiatura, ma perché non ci riproviamo? Io dopo quella scottatura avevo un po' di problemi a riprenderla in mano, ma Caterina D'Amico, che nel frattempo era intervenuta, aveva letto la sceneggiatura e mi aveva scritto una di quelle cose che ai registi piace leggere ogni tanto. Aveva scritto in questo messaggio quando cominciamo. E infatti poi siamo riusciti a cominciare il film, ma nel frattempo c'era stato anche Gomorra di Garrone, quindi erano successe tante cose, il film forse è arrivato anche un po' in ritardo, tant'è vero che non fu un grande successo. Poi è diventato un film, insomma, considerato, ma quando uscì non fu questo successo così straordinario che io auspicavo. È stato molto delicato perché quando si fa la storia, la vita di qualcuno che è esistito veramente, che stava lì, che tutti conoscevano in un certo modo, è difficile riuscire a capire qual è l'anima profonda di questa persona fino in fondo. Però credo di esserci riuscito almeno da quello che mi hanno detto i familiari, che sono quelli che di più contano, quindi il fratello Paolo e gli amici che gli erano vicini, perché ognuno ha la sua versione, no, di com'è quella persona e ci sarà sempre qualcuno che ti dirà, ah no, ma lui non era così, lui era così, lui era in un altro modo, lui non faceva questo, lui non fumava, lui fumava, lui non andava a vedere le partite, questa roba qui, che poi invece abbiamo superato bene. Comunque, per le strane combinazioni del destino, è saltato l'attore che avrebbe dovuto fare questo film, ma poi l'attore che ha interpretato Siani era perfetto, perché io credo che fra le interpretazioni di Libero di Rienzo, quella di Fortapascia resta forse la cosa più bella, e comunque questo personaggio, lo spirito di questo personaggio così allegro e così bambino e nello stesso tempo impegnato lo ha interpretato in maniera meravigliosa. E lui non era così, cioè vedendolo non avresti detto che sarebbe stato capace di fare, di entrare in quella, invece ci è riuscito perfettamente. Tant'è vero che io in un'intervista dissi a proposito del vecchio attore che doveva fare il film, anche Ronald Reagan doveva fare Casablanca, poi per fortuna l'ha fatto altre cose. E sì, è stata con Libero di Rienzo è stata un'esperienza veramente molto bella perché non era Giancarlo Siani, ma lo è diventato immediatamente con grande sensibilità. Mi ricordo ancora una sera che venne a trovarci mentre giravamo su al Vomero il fratello di Giancarlo Siani e lui era molto, molto teso, picchio, perché insomma farsi vedere lì dal fratello che. Ed è stato molto discreto invece Paolo perché stava da una parte, non si faceva vedere, non voleva disturbare, però se lo guardava perché per lui era come rivedere suo fratello che improvvisamente riviveva. Questo microfono rimbomba molto, mi sento troppo importante, quindi bisognerebbe abbassarlo un po'. Va.